Laboratori, trucca bimbi, creatività e magia. Il lungomare di Fano si appresta ad ospitare le fatine della Rainbow più famose d'Italia. L'appuntamento per tutti i fan è per sabato 18 e domenica 19 giugno nel lungomare della Città della Fortuna. L'evento, che ha supporto il patrocinio dell'assessorato alla cultura e al turismo, sarà in grado non solo di far divertire i più piccoli, ma anche di promuovere le attività del club. Pensate che il sito ufficiale delle Wings raggiunge 3.000 visite al mese, la pagina Facebook ha quasi 1.200.000 fan e il canale YouTube ha 12.000 utenti solo in Italia, per non parlare della tiratura mensile del magazine con 70.000 copie. Le Wings sono sempre felici di tornare nelle Marche, ancora di più a Fano dopo lo scoppiettante carnevale, per cui torneremo con delle attività magiche a Fano Lido, nel Wings Village, laboratori creativi, trucco da fata, uno spettacolo magico la sera di sabato e poi domenica si replica con tante attività vicine alla spiaggia e incontri itineranti per tutta la città in diverse destinazioni e località che faranno felice tutte veramente le bambine della città e le turiste. L'ingresso all'evento e tutte le attività saranno gratuiti e i bambini che parteciperanno potranno tornare a casa con gadget e regali creativi. È stata confermata inoltre la collaborazione con il Carnevale di Fano, tant'è che il progetto per un carro interamente dedicato alle Wings è in via di sviluppo. Prosegue questa collaborazione che ha avuto un grande successo nell'ultima edizione del Carnevale. Il laboratorio della creatività cui Fano si candida nel territorio, anche con il progetto dell'ITE, del Sant'Arcangelo che abbiamo avviato, ha in questo interlocutore un momento importante perché è la Disney delle Marche, quindi è una produzione marchigiana che per la prima volta stabilisce a Fano il suo villaggio Wings, la prima tappa del Tour Wings, e poi tra l'altro queste attività nei due giorni si sposteranno anche in altre zone del lungomare andando a contattare le bambine e i bambini un po' di tutta la spiaggia. È un turismo familiare il nostro, quindi significa attenzione a questa fascia d'età, se i bambini stanno bene anche le famiglie, e poi c'è la fantasia, c'è il gioco, c'è la bellezza della fiaba e quindi speriamo che questo sia il viatico per un'estate favolosa.